quando questa noce. Mi diceva il mio bassista, che dopo vi presento, che è un pezzo di basso. Quando noi facciamo quando questa noce, proviamo solo le mani, quando questa noce. Allora, chi lo fa bene vince una vacanza per 5 persone a Belvedere Spinello. D'accordo? Più lontano volete andare? A Crotone, vi mandiamo a Crotone. A Cagliari? Che vai a fare a Cagliari? C'è gli amici a Cagliari. Però veloce, perché noi abbiamo un acuto sospeso lì in aria. Quando è sta noce? Siete pronti allora? Quando è sta noce? Mazza, e comincia. Vi fa sentire il nostro batterista qual è il tempo con le mani. Prego, maestro. Fagliamo sentire con la cassa. Ecco, avete capito? Quindi quando io faccio quando è sta noce? Bravi. Tutti quanti andrete a Isola Caporizzuto, ne sono convinto, perché faccio questa vacanza, ve la voglio proprio regalare. È bellissima. No, io poi sono uno che tutela i villaggi della Calabria, a prescindere dalle stronzate che dicono sulla Calabria, io sono uno che li tutela tutti e sono tutti belli, perché è veramente bello stare in vacanza in Calabria. Facciamocelo un applauso per vive i calabresi. E facciamocelo finalmente. Quante sono c'è? Ah! Non riesco a spiegarli, però. Sono troppo bravi. Devi scendere giù e farglielo vedere in mezzo alla gente. Ma come parli? Faglielo vedere, scendi giù. Ma come parli? Ah, l'applauso, di scendi giù e fai vedere. Si può fare? Possiamo scendere, maestro, dalla regia luci? Possiamo avere anche un po' di illuminazione laggiù? Vediamo un po'? Bene. Ma guarda che scendo giù, facciamo bene. Quando è sano c'è? Forse hai ragione, aspetta che scendo, perché così li faccio anche avvicinare un altro po'. Allora, chiariamo bene le cose. Questo piccolo passettino qui lo facciamo dalla regia. Facciamo una cosa, visto che non vi avvicinate voi, scendo io tranquillamente. C'è anche la trombetta. Suona questa? È suonata. Venga con me, venga anche lei. Allora, lo facciamo qui, siete pronti? Sentiamo l'applauso qui in Piazza Rocca di Neto. Vedo che ci siamo. Allora, facciamo una cosa. Lei si chiama? Francesco. Ciao Francesco, mi spiega una cosa, come funziona la piazza? È a zone, cioè c'è la zona A, zona B, zona C, o ci possiamo avvicinare tutti al centro? Volendo ci possiamo pure avvicinare, andiamo avanti. Allora vediamo, io mi affido a lei, a questi altri amici, lei si chiama? Luigi. Stavo dicendo a questi altri bei amici, poi ho visto lei un po', mi sono fermato, no scherzo, lei è di Rocca di Neto? No, è Napoli. Napoli, ecco, quindi abbiamo Napoli che ci aiuta sicuramente. Avviciniamoci un attimino e lo facciamo insieme. Siete pronti? Ci date una mano? Proviamo a fare. Allora, maestro, facciamo quando è stanoce e noi ogni battuta di mani facciamo due passi avanti. Ci siamo? Quando è stanoce, due passi avanti. Eccoli. Quando è stanoce. Bene. Ammazza, funziona. Prego, tutti. L'abbiamo provato. Ecco, bravo. L'abbiamo promesso, quindi stiamo facendo due passi. Arriviamo al banco mixer del nostro Enzo. Quando è stanoce? Grazie bambini, voi siete veramente il futuro. Questo. Ci siamo? Quando è stanoce tramonte il sole. Mon amour, mon amour. Io quiero darte mi corazon. Mon amour, mon amour. A piedi tutti vicini al mar. A bailar, a bailar. Toda la noche es quisiera estás. Mon amour, mon amour. Rispetto a mia vita, io te credo solo il mio amor, io te regalo tambien la luna, c'è motivo della buscar. Scusa, sai cosa ho pensato? Ma non è che la facciamo troppo lenta? È troppo veloce. Allora facciamola più lenta. Stile casa ciò. Allora a sto punto fatemi capire, dovremmo fare quando è stanoce. Quando è stanoce. Quando essa noce tramonta il sol. Mon amour, mon amour. Funziona. Io quiero darte mi corazon. Sulle mani. Mon amour, mon amour. A piedi nudi vicino al mar. A bailar, a bailar. Toda la noche es quisiera estás. Mon amour, mon amour. Si tu me quieres sento en mi vida. Io te prendo sotto il mio amor. Quando è
se non c'è stramonte il sol. Bon amour, bon amour, io chiedo da te mi corre il sol. Bon amour, bon amour, a piedi nudi vicino al mar. A bailar, a bailar, tutta la noche si schiera e stassa. Grazie. Grazie. Com'è? Sono in gamba? No, veramente sono in due gambe. Grazie, grazie, lei è gentilissimo. Lei come si chiama? Antonio, lei è fortissimo invece. Lei è forte, veramente forte. Signor Antonio, la faccio salire sul palco a fine serata, non si preoccupi. Le faccio una lauretta mia così cantiamo un bel brano insieme. Bene, allora, adesso è arrivato il momento, un momento che io voglio invitare qui sul palco due volontari dell'Associazione Misericordia. Posso chiedere questa collaborazione a due volontari, vediamo chi sale. E nel frattempo preparano qui al nostro maxi schermo qualcosa, vediamo di che cosa si tratta. Abbiamo il signor Cesarino. Luigi. Cesarino e Luigi. Allora, io in questo momento non so se possiamo avere un sottofondo al pianoforte col maestro Amadeo, se è possibile, maestro, grazie. Due note, perché parlarne così un po' crudamente, così senza base, senza niente, non è che mi ispira più di tanto. Però la musica, perché è stata la musica ad unirci, ed è stato proprio la musica e il mondo della televisione a portarci qui. Volevo condividere con voi questo momento. Pensate che in Italia, in Calabria e nel resto del mondo ci sono tantissime persone che si occupano di volontariato. Io prima di parlare di qualsiasi altra cosa oggi, questa sera ho voluto toccare questo tasto, il volontariato. A Rocca di Neto ho conosciuto una persona, girando un po', in questo caso devo dire per il mondo, e poi l'ho rincontrato qui a Rocca di Neto. Chi me l'ha fatto conoscere è stato proprio la mia produzione televisiva, alla quale ringrazio tantissimo e mando un bacione grande e un abbraccio a Patrizia Lagani, tutta la famiglia, e Raffaele Minniti, che ogni anno riprende l'evento con le sue telecamere. Per la Madonna delle sette porte gli farei un applauso alla regia di Raffaele Minniti e Peppe che sta qui sul palco. Grazie veramente di cuore. Ho conosciuto quest'altra persona, vogliamo vedere subito di chi si tratta? Pregherei la regia di mandare il video. Di Summer Day, quelle immagini sono immagini che veramente fanno, cioè toccano il cuore di ognuno di noi, ma soprattutto quelle immagini toccano ancora oggi il grande Antonio Gigliotti, che è qui vicino a me negli studi della Multimedia System Production per raccontarci come riesce ad aprire questo grande cuore e a regalare un sorriso in più a questi bambini dell'Africa. Il fatto è che la prima volta che andammo in ferie in Africa abbiamo visitato questi villaggi dove abbiamo visto questa povera gente che appena sopravviveva, e noi abbiamo pensato che col nostro avanzo in Europa potevano vivere bene due famiglie, e così il nostro cuore insieme a mia moglie si è aperto a queste africane, e dall'epoca abbiamo fatto diverse opere come scuole, pozzi, campi e altre cose.
Allora lo promettiamo insieme nella telecamera, noi con la nostra band Giuseppe Greco Live Tour vogliamo anche noi contribuire a darle una mano in questa grande missione e vorremmo partecipare a questo, quindi iniziamo da subito una raccolta di fondi per realizzare un pozzo d'acqua dove porterà anche il nostro nome e se possibile le chiedo se con la Multimedia System, le telecamere dirette da Raffaele Minniti possiamo essere presenti in Africa a riprendere tutto questo. Sarete benvenuti e la promessa che sarà una grande targa, una grande tabella scritto col vostro nome dove potete testimoniare di avere fatto veramente qualcosa per la povera gente. Grazie signor Gigliotti per quello che fa e soprattutto grazie a tutti quanti voi che ci darete una mano. Questo era solo uno dei motivi perché questa sera ho deciso di essere presente qui e quando il Comitato Festa ci ha invitato abbiamo sicuramente trovato l'accordo per essere qui. Tutti i gadget che noi vi stiamo regalando, ecco, sono tutti i gadget che la nostra produzione ha deciso di acquistare, comprare quindi e regalare affinché esista nelle piazze un messaggio diretto, cioè che qualcuno veramente toglie dei soldi seriamente e lo dimostra regalando a voi un palloncino, un CD, un collarino, una maglietta o un cappellino per abbellirvi. Forse a qualcun altro mandandogli un cappellino e una magliettina l'abbiamo solo riparato un po' dal freddo. Ecco cosa stiamo facendo. Ecco perché questo tributo vuole questa sera anche da qui, da Rocca di Neto, lanciare un messaggio che è quello di regalarci giorno dopo giorno un sorriso. Caro Cesare, lo dico anche a te, perché mentre stavamo organizzando questa bellissima serata, hai avuto il coraggio anche tu di continuare, di rimanere qui, di vederti sorridere e soprattutto dedicare questa serata e questo sorriso anche a qualcuno che non c'è più. Lo salutiamo con un applauso e gli dedichiamo questa serata. Lo faccio veramente di cuore. Come tu di cuore hai voluto realizzare fino all'ultimo questa serata. E guarda, la piazza è piena di gente. Si stanno avvicinando perché ci avviciniamo di più verso il cuore. A questo punto la musica non ha più valore, credimi. Nascono i sentimenti. Grazie, grazie. Grazie a te, grazie a tutti i volontari e veramente diamogli una mano a questi volontari perché già lasciano tanto tempo per le loro famiglie, per i loro interessi, per i loro hobby, per dedicarsi alla povera gente. Grazie veramente di cuore, grazie alla misericordia e a tutti gli amici della misericordia. Io in particolar modo ne devo salutare uno che è un mio grande amico. Ciao Adriano. Fra pochissimo invece conoscerete, avrete modo di vedere sul maxi schermo un'altra surprise, un altro videoclip e poi alla fine del concerto una sorpresa per tutta la piazza.